Il corpo sacrosanto di Agata fu portato da Giliberto e Goselmo, nascosto in faretre, da Costantinopoli a Messina, questa città di Catania, in quest'arca, sotto il pontefice Massimo Onorio e il sedicesimo antistite catanese Maurizio, calende di settembre del 1126. Questa iscrizione si trova in un'epigrafe, sita nella chiesa di Sant'Agata al Carcere, a Catania. La festa di Sant'Agata è la più importante festa religiosa della città di Catania. Si svolge tutti gli anni dal 3 al 5 febbraio e il 17 agosto in onore della Santa, che è anche patrona della città. Le date del mese di febbraio sono quelle che coincidono con il martirio, mentre la data di agosto ricorda il ritorno a Catania delle sue spoglie, dopo che queste erano state trafugate e portate a Costantinopoli dal generale bizantino Giorgio Maniace. Dal 2002 la festa di Sant'Agata risulta bene etnoantropologico, Patrimonio dell'Umanità UNESCO. Esponente di una nobile famiglia catanese, sin da giovane Agata consacrò la sua vita alla religione cristiana. Venne notata dal governatore romano Quinziano, che però decise di volerla per sé. Al suo rifiuto il console la fece martirizzare e mettere a morte il pomeriggio del 5 febbraio 251. Da quel giorno si sviluppò a Catania il culto della Santa, che si diffuse anche al di fuori dei confini della Sicilia. È molto difficile stabilire quale fu l'anno di inizio delle celebrazioni. Secondo alcune testimonianze, ancora prima della nascita di Agata veniva celebrata una festa pagana durante la quale un simulacro di una vergine veniva portato in processione per le vie della città. Un'altra tradizione, riportata da Apuleio nelle Metamorfosi, dichiara che la festa della dea Iside, nella città greca di Corinto, avrebbe molti punti di contatto con la festa insediatasi in origine a Catania. Quel che si sa per certo è che i primi festeggiamenti in onore di Sant'Agata avvennero spontaneamente il 17 agosto 1126, quando le spoglie di Santa Ituzza, trafugate nel 1040, furono riportate in patria da due soldati, Gilberto e Goselino. Sparsasi la voce nel corso della notte, i cittadini si riversarono nelle strade per ringraziare Dio di aver fatto tornare dopo 86 anni le spoglie dell'amata martire. Grande fu l'esultanza dei cittadini il 17 agosto 1126, quando le spoglie di Agata, trafugate 85 anni prima, ritornarono a Catania. Ancora oggi, 9 secoli dopo, molti devoti catanesi, indossando il sacco, forse in memoria delle camicie da notte indossate come vedremo la notte del rientro delle spoglie da Costantinopoli, o forse, secondo altre fonti, mutuandolo da antiche feste in onore di Iside, diffuse in Italia in età ellenistica, commemorano la ricorrenza con grande partecipazione. Perché? Che cosa ne era stato delle reliquie della martire catanese nei decenni precedenti? Per scoprirlo dovremo seguire le vicende che videro coinvolti l'impero di Bisanzio in lotta con i turchi selgiuchidi da un lato e con le sommosse musulmane in Sicilia dall'altro, un generale bizantino Giorgio Maniace caduto in disgrazia presso l'imperatore d'Oriente e due soldati dell'esercito bizantino divenuti leggenda. Le popolazioni turche, che per circa 10 secoli, tra il primo e il decimo d.C., hanno intrapreso una massiccia migrazione dal cuore dell'Asia verso il Medio Oriente e l'Europa, soprattutto dall'VIII secolo in poi, hanno abbracciato in numero sempre più ingente la fede musulmana. Fra i popoli turchi, a partire dal X secolo, emerge quella che presto diverrà la dinastia dei turchi selgiuchidi. Siamo nell'XI secolo e incominciato quello che gli storici chiamano Basso Medioevo, quando il primo sultano della dinastia, Toghrul Beg, vissuto tra il 990 e il 4 settembre 1063, domina un territorio vastissimo, dalla Palestina al Turkmenistan. Fra l'XI e il XIII secolo, con propaggini fin nel primo decennio del XIV, fra i turchi selgiuchidi e l'impero bizantino si scatenano le cosiddette guerre bizantino-selgiuchidi, che porteranno gradualmente l'Asia Minore e la Siria dalle mani bizantine in quelle selgiuchidi.
In seno a questi conflitti si inserisce la figura del generale bizantino Giorgio Maniace. Negli anni 1029-1030 Maniace viene nominato proto-spatario, cioè primo spatarios, ovvero comandante degli spatarii, delle guardie imperiali, e stratego, cioè in epoca bizantina supremo funzionario, della provincia militare o tema di Teluk, al confine fra l'Anatolia e la Siria. In questo periodo l'imperatore bizantino romano III Argiro è in conflitto con l'emirato di Aleppo, che intende annettere. Le province orientali sono quindi in grande agitazione. L'annessione non riesce nel 1030 a Romano III, ma a Giorgio Maniace nel 1031. Maniace infatti conquista non solo Aleppo, ma anche l'area limitrofa, cosicché Romano III approva del suo valore militare. Per questo Maniace viene promosso stratego delle città dell'Eufrate e nel 1032 conquista la città di Edessa, che è caduta in mano ai turchi selgiuchidi. Per via della posizione strategica di Edessa, che sorge in collina, anche questa impresa è così difficile da essere riuscita in precedenza solamente all'imperatore bizantino Giovanni I Zimisce nel X secolo. Riscosso il successo, Maniace ottiene il titolo di Catapano, titolo che nella gerarchia militare bizantina lo pone al di sopra dello stratego. Viene quindi spostato sul fronte occidentale. Per una figura così meritevole ci si aspetterebbe che l'imperatore abbia quindi in serbo grandi onori. Invece, quando Maniace rientra a Costantinopoli, l'imperatore lo fa arrestare. In base alle fonti, pare che il processo che gli viene intentato si basi su false accuse, mossegli dall'imperatore forse per gelosia della fama di cui il generale gode. Il Senato lo assolve, ma egli viene allontanato dalla corte imperiale. Dal VI secolo in poi la Sicilia è stata provincia bizantina, con capitale Siracusa. Dopo avervi praticato fra il VII e l'VIII secolo incursioni e scorrerie, gli arabi ne hanno intrapresa la conquista a partire dall'827. Nel corso del secolo sono state conquistate Palermo nell'831, che ne è divenuta la capitale, Siracusa nell'878, Taormina nel 902. L'isola è stata infine integralmente sottomessa agli arabi solo alla fine del IX secolo. All'inizio del X secolo è passata sotto la sovranità dei fatimidi di Tunisia e poi dell'Egitto, ma intorno alla metà del X secolo vi ha acquisito il potere una dinastia sciita di emiri, quella dei Calbiti di Palermo, vassalli dei fatimidi e poi indipendenti. La Sicilia araba vive in quest'epoca il periodo del suo massimo splendore. Sul finire degli anni 30 dell'undicesimo secolo, tuttavia, nella Sicilia musulmana si manifestano disordini determinati dagli scontri con le popolazioni berbere e con i cristiani presenti sull'isola. Le ribellioni hanno avuto inizio già nel IX secolo e si protraggono ancora nell'undicesimo. L'isolamento in cui si trova la dinastia calbita e i conflitti interni che deve fronteggiare la portano a decadere nel 1036 sotto i colpi infertili dall'emiro Abdallah della dinastia berbera degli Isiridi. L'isola diviene quindi oggetto delle mire dell'impero bizantino e dei normanni. L'impero di Bisanzio tenta la riconquista della Sicilia nel 1038. A capo della spedizione viene posto Stefano, cognato dell'imperatore d'Oriente Michele IV Paflagone, il cui intervento in armi è sollecitato dai fuggiaschi calbiti. Ed è a questo punto della nostra storia che ritorna alla ribalta Maniace. Zoe Porfirogenita, moglie di Michele IV Paflagone, suggerisce al regale consorte di porre al comando della spedizione il generale Giorgio Maniace, ristabilendone le sorti dopo la caduta in disgrazia seguita alla presa di Edessa. Per questa ragione Maniace condivide il comando della spedizione con Stefano in qualità di strategos autocrator, generale supremo. Una curiosità non da poco è che tra le forze inviate da Bisanzio figurano anche circa 300 normanni comandati da Guglielmo d'Altavilla, detto Braccio di Ferro, e da suo fratello Drogone d'Altavilla. La spedizione sbarca in Sicilia nel 1038, occupa Messina,
poi Rometta, quindi si dirige alla volta di Siracusa, che capitolerà solo nel 1040, nello stesso anno in cui i musulmani verranno sconfitti a Randazzo e a Troina. È così che nel 1040 l'Emirato di Sicilia torna ai Calbiti. Probabilmente, proprio nel corso di questa spedizione, Giorgio Maniace, forse per riabilitarsi agli occhi della corte imperiale, sottrae le reliquie di Santa Lucia custodite a Siracusa e fa costruire presso la città un forte che ancora oggi ha nome Castello Maniace, e quelle di Sant'Agata custodite a Catania, facendole pervenire a Costantinopoli. La leggenda attribuisce all'intervento di Agata gli impedimenti che le navi di Maniace avrebbero incontrato alla partenza, impossibilitate per qualche tempo a salpare dalle condizioni del mare. La storia di Giorgio Maniace a questo punto segue un percorso che non seguiremo in dettaglio. Forse tenta un assalto a Malta, frattanto tuttavia si acuiscono gli attriti con Stefano, di cui Maniace ha una pessima considerazione. Stefano perciò lo accusa di tradimento e Maniace, richiamato a Costantinopoli, viene incarcerato. Che l'impero temesse che tutta la Sicilia potesse cadere nelle mani del condottiero? È un'ipotesi avanzata da Michele Psello. Sta di fatto che la partenza di Maniace determina ribellioni e rivolte che portano alla morte di Stefano e alla rapida retrocessione dei bizantini. Questi, trovandosi inoltre improvvisamente a dover soffocare in Puglia una rivolta longobarda e un ammutinamento della flotta bizantina, finiscono per lasciare nuovo spazio alla riconquista araba della Sicilia. Giorgio Maniace viene liberato solo nel 1042, quando, dopo l'imperatore Michele V, diviene imperatrice Zoe Porfirogenita. Questa ordina la scarcerazione di Maniace e lo invia in Italia per una nuova spedizione che stavolta le popolazioni locali, sollevatesi con il sostegno dei Normanni, di Guglielmo Braccio di Ferro d'Altavilla e di altri condottieri che hanno appoggiato i bizantini nella precedente spedizione in Sicilia del 1038. In questa occasione Maniace ottiene dall'imperatrice la nomina a diverse cariche di rilievo, fra cui quella di catapano dell'Italia bizantina e di strategos autocrator. Giunto in loco, Maniace si trova in una Sicilia che, a parte la città di Messina, è tornata in mano agli arabi. Si macchia pertanto di azioni drastiche e violente, di veri e propri massacri, come quelli operati nel 1042 a Matera e a Monopoli. Forse per questa ragione, forse per intrighi legati a mire altrui su alcuni possedimenti di Maniace in Anatolia, o legati invece a tradimenti d'altro genere, il nuovo imperatore di Bisanzio, Costantino IX, di recente convolato a nozze imperiali con l'imperatrice Zoe Porfirogenita, nello stesso anno sostituisce, al comando della spedizione in Italia, Maniace con un altro comandante. Maniace non è persona che si lasci mettere da parte. Uccide il nuovo comandante e rifiuta ogni proposta di riconciliazione con l'impero bizantino. Si fa nominare a furor d'esercito Basileus dei Romaioi e muove alla volta di Costantinopoli per detronizzare Costantino IX. Nel 1043 sbarca a Durazzo e si dirige verso la capitale, Costantinopoli. Sta per sbaragliare l'esercito imperiale quando viene improvvisamente ucciso. Come un trofeo sarà portato a Costantinopoli, infilzata su una picca, la sua testa. Torniamo alle spoglie di Agata, patrona della città di Catania. Ricordate? Nel 1040 Giorgio Maniace, per ingraziarsi l'imperatore bizantino, le ha trafugate e le ha portate a Costantinopoli, probabilmente nella Basilica di Santa Sofia. Qui rimangono per più di 80 anni. Come ritornano a casa? Qui entra in gioco la nostra iscrizione. Il corpo sacrosanto di Agata fu portato da Giliberto e Goselmo, nascosto in faretre da Costantinopoli a Messina, a questa città di Catania, in quest'arca sotto il pontefice Massimo Onorio e il XVI antistite catanese Maurizio, calende di settembre del 1126. La tradizione, attribuita alla mano dello stesso vescovo Maurizio dell'iscrizione, vuole che Giliberto o Gisliberto o Gilberto, di origine francese, forse provenzale o normanna, e Goselmo o Goselino, probabilmente salentino, due ufficiali di corte dell'esercito bizantino, siano stati gli autori della traslazione delle reliquie da Costantinopoli a Catania nell'anno 1126. Per ben tre volte Giliberto avrebbe sognato la santa che gli ordinava di riportare a Catania le sue spoglie.
Si sarebbe allora confidato con il compagno Goselmo e insieme avrebbero trafugato le spoglie già trafugate da Maniace. La tradizione narra che per poterli trasportare avrebbero dovuto sezionare i resti. Avrebbero conservato il busto in un'arca, la testa fra due scodelle e gli arti in due delle loro faretre, come recita anche l'epigrafe, ricoprendoli di petali di rose. Secondo la fonte citata, i due soldati dovettero attendere qualche tempo prima di poter fuggire da Bisanzio, poiché alla notizia del furto ne erano state vietate le partenze con qualunque mezzo. Non appena fu possibile riprendere gli spostamenti, Giliberto e Goselmo salparono recando con sé le reliquie. Il viaggio per mare avrebbe fatto tappa a Smirne, dove i due sarebbero stati sorpresi da un terremoto, poi a Corinto, già citata in rapporto alle presunte origini pagane della festa di Agata. Qui, non trovando imbarcazioni verso la Sicilia, si sarebbero trattenuti a lungo, cosa questa che avrebbe spinto la santa piuttosto contrariata ad apparire ancora a Giliberto per esortare i due a riprendere il mare, dando loro precise indicazioni sulla partenza di una nave utile l'indomani mattina. Quindi si sarebbero fermati a Metone e Taranto e a Gallipoli. Prima di ripartire avrebbero fatto celebrare una messa e ricomposto la salma, dimenticandone però una mammella, che avrebbe poi manifestato un miracolo stillando latte a beneficio degli abitanti della città e che sarebbe ancora oggi venerata nella chiesa di Santa Caterina d'Alessandria d'Egitto a Galatina, in provincia di Lecce. Infine i due sarebbero giunti a Messina, dove avrebbero trovato ricovero per le spoglie in una chiesa. Mentre Goselmo sorvegliava le reliquie, allora, da Messina Giliberto si sarebbe recato ad Aci Castello, presso Catania, dove avrebbe incontrato il vescovo Maurizio per narrargli l'accaduto. Questi avrebbe inviato a Messina due monaci, Luca e Oldomanno, che verificassero l'effettiva presenza delle spoglie della martire. L'esito del controllo fu positivo. Nel cuore della notte le campane suonarono a festa e alla testa di uno stuolo di catanesi, per lo più scalzi e in camicia, Maurizio andò incontro alle ritrovate spoglie, che gli furono consegnate a Ognina il 17 agosto 1126 e che da qui vennero riportate nella cattedrale di Catania, dove tuttora sono custodite e dove il 17 agosto di ogni anno si festeggia ancora oggi la ricorrenza. Secondo alcune fonti, quella stessa notte sarebbe avvenuto un miracolo, a testimonianza dell'eccezionalità del ritorno delle spoglie sacre. Una donna paralitica e cieca dalla nascita, prostrandosi davanti alle reliquie, avrebbe acquistato la vista e l'uso delle gambe. Giliberto e Goselmo ebbero la gratitudine dei catanesi, i quali li vollero concittadini onorari e custodi per sempre delle reliquie della santa. E così i due soldati riposano ancora oggi nella cattedrale, in un punto imprecisato della parete della cappella della Madonna, accanto a quella della santa. È una lapide incastonata lungo il perimetro esterno della cattedrale, sulla via Vittorio Emanuele, ne commemora il gesto.